Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi sono tornata con la parte 2 del video sulle mie esperienze paranormali. Finalmente dopo 5 mesi ce l'abbiamo fatta. Il problema è che questo tipo di video, come detto nel video precedente, sono video molto personali, molto importanti da raccontare. E quindi anche tante cose da raccontare, magari anche piccole, però tante che sono successe. Quindi ho dovuto fare un po' un refreshing. Dopo un po' uno ci fa l'abitudine, quindi mi sono un po' flashata delle cose che ho chiesto anche a parenti e amici, mi hanno aiutato a ricordare. E sono pronta per raccontarvi tutto, ma prima di iniziare, se non siete iscritti al canale, vi invito a farlo se volete entrare a parte della Fair Family, di lasciare un commento e mettere un mi piace per supportarmi, perché mi sprona ad andare avanti. Ho utilizzato oggi questo quadernetto per segnare appunto varie cose che mi sono successe, e potrebbe avere un filo logico il fatto che mi siano capitate queste cose a scala. Ma il treno adesso doveva passare? Boh, poi? Una volta che decido di usare sto sfondo carino, non posso perché ci sono macchine. Ho messo un fatto molto importante, ossia che più o meno verso i 20, boh, non mi ricordo, dai 23 ai 25, I don't remember, forse 26, non lo so. Anni fa ero andata a fare ghost hunting con mia madre e altre persone del suo nucleo che ci avevano chiesto se volevamo partecipare. Negli anni successivi era stata fondata anche quest'altro gruppo di ghost hunter, quindi ogni tanto mi capitava di partecipare. Questo mi ha aiutato molto perché mi ha introdotto ancora di più in questo mondo e mi ha fatto avere meno paura, ecco. Non che prima ne avessi, perché ero anche lì abituata, insomma, c'avevo un po' fatto pace, però non so, era bello andare in giro, sentire cose, vedere persone, non vedere le persone. Non ricordo adesso il primo giorno di ghost hunting, però ricordo che eravamo andati a un cimitero in Piemonte. Di notte avevano i permessi e siamo stati tutta la notte lì con le radioline, che praticamente sono degli apparecchi molto sensibili. Si sente ogni singolo rumore, cioè anche proprio quello più leggero si sente fortissimo, e con quelli si potevano captare eventualmente delle cose. Non so neanche i nomi di questi apparecchi, quindi ve li spiegherò alla buona per farvi capire. Questa cosa che praticamente si illuminava se rilevava del movimento, e poi sicuramente c'erano altri apparecchi, ma adesso non ricordo, perché a me piaceva tantissimo utilizzare la radiolina. A volte si faceva anche con la radio, che cambiava stazione da sola e diceva varie parole. Vabbè, comunque arriviamo in questo cimitero, entriamo in questo cimitero, iniziamo a sparpagliarci. Io mi ero messa da una parte con mia cognata, perché ai tempi andavamo insieme. Eravamo andate praticamente in una specie di sottoscala per entrare da un'altra parte del cimitero, quindi era a un piano un po' più basso, inferiore, e ci eravamo messe lì. Io con la radiolina poi andavo in giro, facevo tutti i giri cercando di captare dei suoni. Non ho segnato che cosa è successo a mia cognata, perché infatti non ricordo. Ricordo che si erano cacati in mano, perché lei era staccata da me ed era successo qualcosa tipo un rumore, non lo so. Io però avevo sentito delle voci all'interno della, cioè, nella radiolina, ed ero lontana da tutti e avevo sentito proprio sussurrare delle cose, ma non avevo capito che cosa. La radiolina comunque registrava tutto e ovviamente non ricordo che cosa avessi sentito ai tempi. Vabbè, comunque quella è stata una roba che è tipo gelo polare. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Iniziano ad accendersi le lucine. Insomma, quel cimitero è stato pieno di sostanza, ci ha lasciato qualcosa. C'era proprio sto brivido che sulla schiena mi perseguitava mentre andavo con la radiolina a sentire. Sentivo tipo i sussurri, non capivo. E infatti poi sono andata da mia cognata, corsa da lei: ho sentito una voce, ho sentito una voce. Lei: no, qua non sai che cosa è successo. Comunque, andando avanti da lì, siamo andati anche in un castello, sempre qua nelle mie zone, nelle nostre zone. Sempre dopo una festa locale è successo che ci hanno lasciato all'interno di questo castello, quindi andavamo tutti in giro. C'era un'area che non potevamo superare perché c'era questa porta, era una porta di vetro di quelle scorrevoli, no? A movimento, solo che ovviamente era bloccata ed era chiusa e non c'era nessuno che controllava l'entrata e l'uscita, perché comunque l'avevano bloccata, era stata spenta quella parte, quell'ala del castello. E noi poi eravamo in un sotterraneo con altre porte, se non sbaglio, fatte simili di vetro, molto bello, suggestivo. Ricordo che io e mia cognata sempre eravamo andate in perlustrazione, c'era anche un pozzo, così facevamo avanti e indietro. E a una certa si sente papam contro al portone di vetro e non c'era nessuno, e non c'era né nessuno in zona e la porta era chiusa, e sto botto ci ha fatto saltare in aria me e mia cognata, quindi anche lì è stato tipo suggestivo. E per non parlare poi anche lì dei suoni, delle radioline che erano impazzite, di tutte le cose che davano segni strani. Quello era stato molto figo da visitare. Dopo questa esperienza di ghost hunting, che mi è piaciuta e non mi è piaciuta, nel senso che bisogna starci molto dietro, ma non sono tanto per queste cose, perché personalmente andare a cercare comunicare o cercare di capire se comunicano la trovo una cosa un po' forzata, e soprattutto dipende anche da dove vai, da chi vai. Sono sempre dell'idea che se qualcosa si vuole far sentire trova il modo e non c'è bisogno di andarla a cercare, anzi quando lo vai a cercare troppo non mi piace tanto, quindi preferisco stare nel mio, non rompere le balle né agli esseri umani né agli esseri viventi
circostanti. Dopo questa esperienza di ghost hunting, Gloria, no, prima ancora, perché vi ho avvisato che sarebbe stato tutto sparpagliato, mi sono ricordata che in quella stessa casa dove abitavo da sedicenne, dove ho visto appunto questo dissennatore dall'angolo che mi viene addosso, quella casa lì era un po' particolare perché la proprietaria era morta al suo interno, ma poi era comunque una casa di corte, quindi sicuramente era piena, colma, stracolma di vibration. Di notte capitava molto spesso nella mia cameretta, perché la mia cameretta era quella più colpita, quelle pareti davano problemi. Mi ha sempre un po' perseguitato sta cosa. Di notte sento il letto sprofondare di fianco alla mia gamba e mi ricordo che avevo fatto anche lì un raffreddamento, un gelo totale. Non volevo guardare perché ero più piccola, quindi avevo già avuto quell'esperienza, poi è passata altre esperienze, insomma ero un po' lì, mi cagavo un po' sotto, ma allo stesso tempo dicevo: se io non li calcolo non succede niente. Quindi sento questa pressione nel letto che va avanti, quindi sale verso le ginocchia, dal piede verso le ginocchia. Poi è sparita e io mi sono guardata in giro e Asia non c'era, e non era stata Asia. Asia era il cane che avevamo e si sentiva zampettare quando si avvicinava. Comunque la pressione del cane è diversa dalla pressione di una mano che affonda nel materasso, ok? Quindi quella era stata anche un'altra situazione un po' ambigua, oltre al vedere poi anche delle ombre che si spostavano, delle presenze un po' più chiare, insomma quelle cose lì. Ho sempre detto: boh, magari il mio occhio, non lo so. Quando abitavo nella casa prima di questa, anche lì era una zona un po' particolare, mi era successo che ero molto più vicina anche lì al mio lato mistico. Facevo spesso delle passeggiate intorno alla casa, che era un quadrato, ok? Io camminavo, c'era il bosco lì vicino, andavo spesso nel bosco, quel bosco mi chiamava ogni volta, ero lì, che figo, eh? Quindi ero sempre da quelle parti ed era estate. Ricordo che era passata una macchina e stavo parlando di queste cose un po' particolari, quando a una certa arriva questo SUV gigante nero, passa, fa il giro e dentro vedo, vi giuro, mi è venuto da ridere, ho fatto: ma che cos'è? Halloween? Però no, è estate. E c'erano due uomini vestiti in giacca e cravatta con gli occhiali neri entrambi, e guidavano, praticamente erano così, fermi, cioè anche la curva, non è che il tipo, no, erano tutti dritti, e mi sono passati davanti pianissimo e io ero con lo skate in mano, ho fatto tipo: oh mio Dio, ma che cavolo. E questa è stata già una di quelle scene un po' strane, perché sempre in quella zona mia madre ha visto una cosa in particolare, ma questo è il mio racconto. Tornando un po' ai giorni nostri, in piena quarantena succede un fattaccio che a me personalmente mi ha lasciato senza fiato, con i brividi alti così. Ero stracontenta di vedere quello che stavo vedendo. E vabbè, niente, piena quarantena, quindi era il primissimo lockdown, quando non si poteva uscire, quando c'era il coprifuoco, quando non vedevi un'anima viva in giro. Erano i primi momenti, quindi la gente aveva anche paura di uscire, non c'era nessuno che cercava di sgarrare, ok? In quella quarantena io mi sono appassionata tantissimo ai buchi neri, salti temporali, tutte queste cose qua. Infatti avevo ordinato dei libri e me li stavo leggendo, quindi stavo facendo... Ciao anche a te. Stavo facendo ricerche e studio, insomma, sulla fisica quantistica, tutte ste robe qua, no? Sono tuttora persa su ste cose. Comunque ai tempi non avevamo niente da fare, quindi capite, la mia concentrazione era proprio su quello. Faccio pausa sigarettina, mi preparo il mio drummettino, vado fuori. Era l'1:20, mi ricordo ancora sto 20. Davanti ho praticamente una terrazzina che dà sulla strada, no? Io ero seduta sugli scalini, fumavo la mia sigaretta, silenzio, pace, quiete, non si sentivano tutti sti rumori, e mi vedo davanti al cancelletto passare due persone incappucciate che camminavano tutte nascoste, lentamente, tutti strani. Ho fatto: ah, loro sono usciti, hanno sgarrato, chissà dove vanno. Allora vado verso il murettino a sbirciare, mi affaccio proprio sulla strada e seguo con lo sguardo le due persone, che a una certa c'è una specie di via, la via il marciapiede fa questa cosa qua, questa curvetta, per poi ritornare sulla strada, e c'è poi un sottopasso. Io guardavo, visto che erano spariti nella curva, e stavo aspettando che uscissero nella parte della strada prima del ponticello. Nel guardare, nel concentrarmi a guardar loro e a dire: quanto ci mettono? Quando è che arrivano lì? Non arrivavano più. Inizio a sentire nell'aria tutto ovattato, come delle vibrazioni fastidiose, come quando... ma neanche fastidiose, in realtà era strano il suono, cioè era proprio... L'aria era proprio strana, il suono era stranissimo. Io sono sorda da un orecchio, ok? L'orecchio destro è completamente andato. Io sento in mono, non so cosa voglia dire sentire in stereo. Quindi i suoni, quando li capto, devo cercare di capire da dove arrivano. Ma distinto, mentre la facciata, quindi per così, distinto, ho fatto questo gesto con la testa. Mi sono spostata verso l'alto, verso... Praticamente ci sono dei pini qua di fronte a casa mia. Li inquadro su Instagram perché mi sembra un po' di vivere come Bella in Twilight. Mi giro verso i pini e vedo questa cosa gigante. Io quando racconto questa storia faccio sempre una premessa, ok? Io ci credo, mi ricordo cosa ho visto. So che chi può ascoltare questa storia può non crederci, e quindi dico: tranquilli, fate pure voi, cioè potete anche non crederci.
io so cosa ho visto. Vedo questa navicella, questa specie di rombo, ok? Gigante, grande quanto tutto il complesso di casa mia, che sono 4 appartamenti, che vola basso, quindi a poco più dell'altezza dei pini, sopra la mia testa, cioè stava arrivando da dietro i pini verso casa mia. Vi giuro, non era un aereo qua non volano così bassi, ok? Che siamo vicino a Malpensa, ma non volano così bassi, qua sopra il pino, ok? Non era un aereo perché aveva questa forma. Ed era tutta sotto con dei pannelli in, voglio dire, acciaio, alluminio, non lo so, erano dei pannelli. E sta luce tonda, gigante, sta cupoletta, che faceva un po' tutti i colori. Io... e il suono, ah, la cosa che mi ha spaventato nel mentre che l'ho vista, fluttuava in modo... non stava volando come potrebbe volare un drone, ok? Fluttuava. Lei sapeva dove doveva andare, sembrava una nuvola. Allo stesso tempo non emetteva rumore, non faceva nessun tipo di rumore se non quel rumore, quell'effetto ovattato dell'aria, nel mentre che mi sono girata e l'ho vista. Quindi praticamente arriva sopra casa, io rimango bloccata, io non penso di non essermi mai spaventata o comunque bloccata così tanto in vita mia come quella volta, perché non ci credevo, cioè io li ho chiamati, continuavo a chiamarli, ho detto oh mio Dio, ma veramente? Mi arriva sopra la testa, non stavo pensando a niente, stavo cercando di memorizzare tutto con la vista, facevo proprio tutti i dettagli, cercavo di guardare, ma non vedevo, e vi giuro che la vedevo bene, era buio ma non così tanto, era basso quindi lo vedevo, ok? Il fatto è che mentre lo osservavo era come sognare, cosa che... è come se fossi offuscata. Avete presente quando sognate che mettete a fuoco ma non mettete a fuoco? Cioè tipo rimane un ricordo un po' offuscato anche quando vedete le persone. Voi sapete che sono quelle persone ma non vedete i dettagli. Identica cosa, stessa identica cosa. L'ho visto, brividi a manetta, bloccata, paralizzata, cercavo di osservare, poi faceva... cioè faceva come voleva. Foto, video, prende il telefono, quindi mi sblocco. Il tempo di prendere il telefono stavo tremando, non sapevo neanche cosa fare col telefono, facevo così. Inizio a puntare, non la vedo più, e vedo che era praticamente sopra, oltre quasi al ponte. Inizio a puntare, vedo tutta la schermata nera. Ho fatto no, le foto di sera, è vero, è vero, è vero. Allora ho messo su video, si è abbassata ancora di più, ho provato a fare il video e si vedevano solo delle luci che simulavano quelle dell'aereo, ma non era un aereo. Mi sembrava lontanissimo e non era lontanissimo, ok? Io, fatto sta che lì ho detto basta, ci rinuncio, mi devo godere lo spettacolo. Ho tolto il telefono, proprio scomparsa, non so più dove sia andata. Io inizio a chiamare la mia amica e quest'altro mio amico che mi dice... parlavamo spesso ai tempi in quarantena, io, poi Sara, parlavamo spesso di alieni, di queste cose qua. Quindi li chiamo subito, li videochiamo e dico ragazzi, mi mando tutto, vi so, e gli racconto. Quindi aveva mandato i miei file a questo ufologo, questo suo amico, per visionarlo. E mi aveva chiesto di disegnare come fosse questo rombo qua, no? Mi aveva chiesto di disegnare proprio quello che avevo visto. Subito dopo manda nel gruppo un link di Facebook che dava un profilo di una sua amica. Aveva pubblicato dei video dove aveva ripreso questi dischi blu che giravano sopra Busto Arsizio. E non erano droni, anche lei nel video si vedeva che non erano droni. Ed era il periodo in cui in prima quarantena si sentiva tanto parlare di UFO, si sentiva tanto parlare di oggetti non identificati e queste cose qua. Ricordo benissimo cosa ho visto, quindi non dico non ci credo, io ci credo, però è assurdo che rimane un ricordo un po' come quello dell'elfo che ho visto da piccola, no? Che dico, ma l'avrò visto o non l'avrò visto? Cioè io ricordo benissimo, però si sa come vanno un po' i ricordi, no? Come lavora il cervello. Da lì sono capitate altre piccole cose, ad esempio ho iniziato a fare sogni lucidi, ho iniziato ad avere più consapevolezza della parte... spirituale di me, ecco, quindi sono andata un po' più a fondo. Parlando anche di viaggi astrali, mi è successa una cosa molto particolare. Dopo che mi ero trasferita in questa casa, forse un anno dopo, era anche qua estate, io stavo benissimo, non avevo nessun tipo di nel senso mentalmente, no? Cioè stavo bene, non avevo preoccupazioni grandi. Quella mattina io mi ero svegliata ed era tardi, avevo proprio la cosa della adesso mi alzo dal letto, no? Il classico rincoglionimento da appena sveglia. Rilasso un attimo e poi mi alzo e vedevo il mio corpo. Da quel momento, in un nanosecondo, io mi sono vista fuori dal mio corpo, ok? Quindi vedevo tutto molto più
scuro, però era sempre la stessa visuale che si alzava. Visualizzo questo giornalaio, quindi questa sfilza di giornali fuori, e una figura incappucciata, una figura comunque che si nascondeva e che stava chiedendo informazioni al tizio dei giornali. Il tizio lo sgrida, dice vai via di qua, e lui si mette a piangere, questa figura si mette a piangere. Sentivo proprio il suo dolore, la sua tristezza, ma allo stesso tempo sentivo amore, sentivo orgoglio. Ed è strano, perché nei sogni non senti, vivi le situazioni ma non senti le emozioni degli altri empaticamente parlando, ok? Quindi io percepivo queste emozioni. Di colpo realizzo che era mio padre e che stava cercando un giornale per me, perché ero finita in un giornale, e quindi voleva avere una copia del ricordo, era orgoglioso di sua figlia, no? Mi sono ritrovata come se di colpo mi sentissi sdraiata, quindi non vedevo la mia figura, sentivo proprio il peso dell'essere sdraiata con questa luce che non era proprio una luce, cioè non era un fascio di luce come il sole fa, era una luce che c'era ma non si vedeva il fascio, e scaldava tantissimo, ma allo stesso tempo mi portava su, quindi mi stava facendo lievitare. E io ricordo che in quel frangente ho parlato mentalmente, quindi non era un sogno dove parlavo, era proprio un sentimento, parlavo telepaticamente con mio padre che mi diceva continua questa cosa, è un gioco, prendila come un gioco, e tu devi ancora rimanere qui, non è ancora il tuo momento. Stavo andando verso di lui e mi sentivo sempre meglio, cioè nel mentre che stavo andando stavo da Dio, vi giuro, era una sensazione proprio mai avuta, una cosa del genere, mai provato un sentimento così pieno, così forte. Mi sono ritrovata di colpo con lo sguardo attivo sul mio corpo, gli occhi sbarrati, piangendo, cioè mi sono proprio svegliata da questo viaggio, e dalla luce, dal caldo, i miei occhi hanno tolto la patina, hanno rimesso la patina, e boom, ho visto tutto il grigio, tipo come quando entri in una cavolo di simulazione che fa fuh, e mi ritrovo nella mia stanza e vedo il mondo, nonostante ci fossero i colori, nonostante ci siano i colori, non sono come quello che ho visto, quello che ho percepito in quel momento, cioè ve lo giuro, sembrava il colore. E quindi la vita di quel momento, quando ho aperto gli occhi, mi sembrava finta. Infatti sono rimasta tutto il giorno con il cervello in off, ero tipo what the fuck, e ci ho pensato tanto e sentivo ancora quel calore, sentivo ancora al pensiero. Io non ho mai fatto sogni del genere, non mi sembrava un sogno, ero sveglia, cioè io ricordo di essere che ero sveglia, quindi è stato molto bello. E quella è stata anche un'altra cosa un po' paranormale, se vogliamo inserirla in questo video. Io ho bisogno di un caffè però, perché mi si sta asciugando la gola. Caffè americano, procediamo con altri mini aneddoti, perché questo video in più voglio anche che siate voi a raccontarvi, magari sulla posta di gloria, fiatone, sulla posta di gloria vi lascio qua la mail, se vi va di raccontarmi cose che vi sono capitate, magari anche in anonimo se volete, la prossima posta di gloria possiamo fare appunto racconti paranormali, anche piccole cose, se vi va di raccontarvi potete mandarmi via mail appunto un racconto scritto, o se avete la possibilità potete anche mandare un audio, ovviamente non lunghissimo perché voglio dare spazio un po' a più persone. Cioè, raga, no ma dai, ma di cosa stiamo parliamo? È la vita. Perfetto, siamo pronti per proseguire, andare avanti, e parliamo di questa casa. Io ho una teoria, penso che tutte le case in cui sono stata siano state particolari, o forse sono io che sono particolare, quindi penso che dove vado, trovo qualcosa. A volte la odio, a volte la amo, è come se fossi dipendente da questa casa, io non riuscirei ad andarmene, ma allo stesso tempo vorrei andarmene. È un po' un odio-amore, perché sono capitate tante cose positive e strane, appunto qua ho avuto questo viaggio astrale, qua ho avuto, quando ho visto la navicella, ho avuto altre situazioni che vi racconterò e altre che sicuramente non mi ricordo, ma che vi racconterò magari in futuro. Quindi non lo so, non capisco, qua ho iniziato anche ad appassionarmi a determinati argomenti, sono tornata a fare cose che facevo un tempo, che non trovavo, con cui non trovavo più un allineamento. In realtà qua poi ho capito che è l'intenzione, cioè ho capito, sono cresciuta qua, ho superato, insomma, ho trovato una gloria, ho trovato una nuova gloria, posso dirlo, sì. Ti amo anch'io, House, questa è il House. Comunque, in questa casa succedeva che quando c'era il computer, io ho il MacBook e il Mac fisso, quello vecchissimo che usavo prima, quando avevo iniziato su YouTube, ce l'avevo giù nella cantina, perché ho una cantina che è stata fatta stile stanzetta, che un tempo utilizzavo per i video, prima del nubifragio, del non lo so, dell'allagamento
nel primo anno, che poi mi ha rovinato tutti i muri, appunto, perché ce ne deve essere sempre una, no? Quando avevo il Mac giù, era attaccato alla presa, normalissimo, ma lo spegnevo, quindi stava spento e se tu uno schiacci non si può accendere, ok? Ogni volta che veniva a trovarmi la mia amica Sara, succedono tuttora cose strane quando siamo insieme. Infatti questi tre aneddoti che vi racconterò sono successi sempre con lei. Secondo me lei anche ha del potenziale, ma che non vuole osservare perché ha un po' paura. Stavamo guardando i trucchi, stavamo cicerando, stavamo perdendo tempo. Vedete il Mac quando si accende che fa ok, ecco, ho iniziato a fare e lei, ma che cavolo, ma l'hai acceso tu? Io, no, e ridevo, dai, l'hai acceso tu? Io, no, e perché ridi? Perché fa strano e quindi mi viene da ridere, perché vi ho detto nel video precedente che a me viene da ridere. Dopo un po' inizia di nuovo, quindi si stava continuamente accendendo e spegnendo da solo. Perché lei poi, sono usciti i brividi, siamo salite su e non voleva più scendere. Un'altra volta è successo invece due anni fa, penultimo compleanno, ci mettiamo fuori a sentire la musica. A una certa abbasso il volume perché stavamo parlando di mia madre e Sara di cose paranormali, ok? Perché sono arrivati dei messaggi ai tempi con la radiolina anni fa che stanno succedendo a 3 anni o 6 anni di distanza cose che erano state dette tramite la radio e quindi stavamo parlando proprio di questo, di quanto erano strane le parole che coincidevano con il lockdown, che coincidevano con quello che stava capitando. Questa cassa della Bose quando si accende fa tutu, ok? Tutti i suoni molto... Però di prima questo tutu, e quando si spegne fa tutu. Bene, inizia tutu, 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 tutu. E lo faceva ad un ritmo costante, ripetendo sempre gli stessi papam 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 papam, come se qualcuno stesse accendendo e spegnendo la cassa e noi tutte così girate. Qualche mese prima mi ero appassionata al codice Morse, inizio a memorizzare i papam papam, il ritmo, vado a trasformarli, vado appunto a leggerli in codice Morse ed è uscito Iten in Kenya, ok? Non so perché mi è uscito, magari l'ho letto male io, fatto sta che appena ho letto, ho fatto Iten, ha smesso, la cassa ha smesso di fare rumore, ok? Basta, o avrà detto sì vabbè ciao scema, è un acronimo o non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Questa casa ha dei problemi anche con le tensioni di corrente, con gli sbalzi di corrente. A volte la casa è perfetta, non succede niente, il forno si accende e si spegne da solo. Lì, nell'angolo dove c'è la libreria, per 2 anni consecutivi continuavano ad esserci rumori di... alle de grudge. Una sera degli ultimi mesi, Sara ha cenato qua da me, salta il tappo della bottiglia da solo, dietro di noi. Io avevo visto in diretta il tappo. Cioè, pam. Quando vi ho parlato di sogni prima, questa cosa è successa lo scorso inverno. Mi appisolo sul divano nel pomeriggio, sempre inverno, mi faceva buio anche presto. Però quando mi sono addormentata io ero ancora, forse era alle 3 di pomeriggio e poi mi sono svegliata qualche minuto dopo. Ho sognato praticamente questa casa, quindi io ero lì nel divano, mi sono svegliata lì, come se in realtà non stessi più dormendo. E però nella mia finestra mi affaccio verso questo terrazzino che dava sempre sulla stessa strada, sempre sul mio stesso giardinetto, identico, cambiava solo questo terrazzino. Ricordo che iniziavano a cadere tipo i mattoni e a uscire l'acqua dei muri. Infatti dopo aver visto il fuori ero entrata in casa e da tutte le pareti usciva l'acqua, proprio colava l'acqua, quasi era riempito tutto d'acqua, soprattutto questa stanza, perché ero in questa stanza. Boh, poi erano successe altre cose, stavo proprio male, me la vivevo malissimo. Mi sveglio piangendo, mi sveglio terrorizzata, come se stessi vivendo un loop, no? E mi aspettavo le pareti bagnate, tant'è che c'era Antonio ai tempi che stava qua a dormire da me, che mi fa amato, oh, tutto bene, spaventatissimo, ero presa male. Qualche mese dopo, quindi vi ho detto che era inverno, forse dopo Natale, gennaio, così, mi si è allagata a casa, si era tappato tutto il tubo. Vi ricordo che sono stata un mese in ballo senza poter utilizzare l'acqua in casa perché c'era l'acqua che mi ha allagato tutta la casa, c'era l'acqua, ok? Ma tante altre cose da premonizioni, soprattutto ultimamente messaggi che mi scrivono che io visualizzo nel sogno, identici, proprio la mossa del telefono, chi l'ha scritto con quel messaggio scritto in quel modo. Nel pomeriggio è capitata la stessa identica scena. Questo risveglio generale delle persone mi sta facendo proprio pensare sempre di più che o siamo tutti una banda di decerebrati che copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla, alla fine non zezagole, sia il vero benzero, perché c'è la mia parte che razionalizza, ok? Cerca di non impazzire, e l'altra parte che dentro sente che c'è qualcosa che non va. Ma detto questo, voglio sapere la vostra, questi sono argomenti che mi fanno un po' sbrimbrillare male, come direbbe Soul Mafia Marco, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutte queste esperienze. Sicuro ne avrò altre, ma in questo momento sono...
senza voce e senza ricordi, quindi dovrei farmi un po', poi se capiteranno ve li farò una parte 3. E mi piacerebbe appunto, ripeto, fare una parte 3 magari per voi, per quanto riguarda i vostri racconti. E se vi siete trovati in linea con quello che ho detto, se vi sono capitate cose. Quindi niente, questo era il video sulle mie esperienze paranormali, io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse lasciatemi un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Mua! Adio!